fondo nuovo, ecco la crew, oh, è qui pronto per la crew. Signori, vedo sciarpe del Napoli, non vedo sciarpe della Roma, come mai? Non c'è una sciarpa della Roma? Tutto Napoli, 3-2 vince il Napoli. 3-2, qua i pronostici, qui, eccolo qua, una Roma, S Roma, ma non si vede, non si vede, purtroppo non si vede. Oh, Fabione, scusa. I romanisti non difendono nessuno che dice niente. Cioè, nessuno dice niente. Siamo concentrati. Mi date leggo, volevo leggo, il mio leggo. Ce la indovina chi ce l'aveva? Il vecchio puttaniere. Lui odia quando lo chiamo vecchio puttaniere, ma è vero. Perché si vede. Perché odio? Tu lo sei. No, come lo so? Ma lo sì. Non ce la fa a essere ironico, non ce la fa. Non ce la fa a scherzare, non ce la fa. È più forte di te, non ne ha fai. Allora, ciao bella persona! Ciao vecchia persona. Allora, abbiamo speso 40 secondi per parlare del vecchio puttaniere. Allora, eccolo qua, chi è quello? Era Messner. Sì. Messner, perché c'è Messner? Fammi vedere perché c'è Messner. Che è successo? Scusa, vediamo. Gli scienziati, lo Yeti e un orso, Messner furibondo, non capisco niente. Io l'ho scritto 50 anni fa. Ah, lui diceva, Messner diceva che lo Yeti è un orso. L'orso ha risposto e gli ha detto: ma te sei visto? Con Yeti fare te. Incredibile, altro che maglia con i capelli, guarda cosa c'ha in testa. Ecco qual è il vero Yeti, è questo, ragazzi, il parrucco. Che cos'è questo? L'orso. L'orso. Brunanitra. Questo è l'orso, ragazzi, l'orso di agonia. Boh, ragazzi, notizie. Intanto guardate, Roma resisti, perché sappiate che a Roma sarà un delirio. Se avete intenzione di venire a Roma, non venite in questi giorni nel weekend, perché ci sono i Notav domani, c'è Roma Napoli stasera, poi c'è sciopero dei mezzi. Poi ci stanno i Gobas, poi chi c'è? Ordine pubblico, 6.000 forze di polizia. 6.000 forze di polizia, insomma un disastro, è un disastro, quindi da domani saremo tutti chiusi a casa, fermi, nessuno esca, questo era servizio pubblico, stiamo facendo, caro, sai che stai vicino al Papa, c'è il Papa dietro. Meno male. Penso cosa potrei avere dietro, meglio il Papa, dai, meglio il Papa. Allora, andiamo, eccolo qua, signori, una notizia triste, tutti oggi noi addirittura non volevamo fare colazione, non volevamo fare colazione, eravamo qua, Susanne, eravamo tristissimi per questo, sì. fammi una musica triste, eccolo qua, guardate, Monti lascia scelta civica, quindi Smonti, lo chiamiamo Smonti, attenzione, questo è Fabione che ride perché gli ha appoggiato il microfono, eccolo qua, hanno fatto la scissione del partito Scelta Civica, è talmente piccola Scelta Civica che questa scissione, pensate, l'hanno fatta al CERN di Ginevra. Sciolta civica è stupenda, applauso a Bonivento, bravissimo, è la battuta del giorno, signor mica Bonivento, la mano, perché sciolta civica ha due significati. Fabione, ha due significati. Ecco. Uno perché è si la è sciolta. Ecco. Vabbè, non la spieghiamo, dai. Non la spieghiamo perché. Prima quell'altro. Certo, assolutamente. Ma ride pure Berg. Attenzione. Allora, a proposito della sciolta civica, signori, c'è cosa dice Monti? Cosa dice? Sezione musicale dell'Edicola Fiore, cosa dice Monti? Via! Lascio SC, mi dimetto, lascio SC, davvero, se tutti quei ministri ce l'hanno su con me, perfino il buon Casini me ne ha detto due o tre, non sto più qui, me ne vado, lascio SC. Refuso di sta gran coppola.
non sto più qui. Allora, fatemelo inquadrare. No, 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 no. Guarda questo. E cosa guardo questo? Guarda, guarda, se Apple. Sì, vabbè, Apple. E guarda! Ma zitto! No! Mi voglio giustificare! No! Ciao, ho fatto le scuole alte! Zitto, che anche la, anche la beta, cioè. No, volevo dire, i famosi cugini, i nipoti di zio Paperino si chiamavano Cui, Cuo e Qua. No, sei tu, basta, ormai è andata. Vabbè, signore, andiamo alle notizie serie, perché attenzione, attenzione, ragazzi, seguitemi, seguitemi, attenzione, guardate qua, processo Stato Mafia, Napolitano chiamato come testimone, cancellieri critica, testimone ovviamente sarà testimone a reti unificate, perché è presente Napolitano, diciamo l'immagine, attenzione. Eccolo là, signore, eccolo. È talmente incazzato che ha le palle tricolori in questo momento. Ma fatto ridere. Comunque la migliore rimane sciolta civica. Questa è la più bella, quindi. È gruppo misto, eh? Eh? È andato al gruppo misto molto. Al fritto misto? No, gruppo misto. Ah, gruppo misto, no, pensavo parlare. A proposito di Joe Wayne, c'ho una notizia per te, te la posso dire? Sono aumentate le sigarette. Ah sì, lo so. Sei contento? Fumo 4 sigarette in meno. Quanto? 4. Tanto muori lo stesso. Sappilo, muori 4 giorni dopo, è quello. Guardate, ragazzi, e ormai ci siamo. Sembriamo la bocciofila di. Siamo alla bocciofila, guardate. Chi è questo signore? Dica lei chi è, dica chi è. Lei è un. Sono un teleradio web cronista. E lavora presso. Attualmente con varie testate giornalistiche, attualmente lancio un programma radiofonico su una web radio che si chiama Raiar.net. Chi è il direttore? Floriana Pasqualini. Ce la saluti tanto, Floriana. Però abbiamo il direttore virtuale che è Nuccio Fava. Il grande Nuccio Fava. Che è stato direttore del TG1 e del TG3 contemporaneamente. Quindi è l'unico al mondo. È stato direttore di due testate giornalistiche. Contemporaneamente. Io ne conosco uno, Berlusconi di 7, figura. Mi è piaciuta questa. Ma sciolta civica. La numero uno. Allora, Rosario, ma Stato Mafia. Ma sai che dicono che la mafia non esiste? Chi l'ha detto? Tanti l'hanno detto, eroici, tutti questi. Non esiste in Sicilia la mafia, perché è andata tutta a Sidriano. Lo sappiamo, Sidriano ieri, hai visto? Sidriano. Ne abbiamo parlato proprio ieri. Maroni. Allora, attenzione, che cos'è questa cosa? Rivoluzione per i cattolici di Francia, cambia il testo del Padre Nostro. Infatti, visto che c'è la crisi, veramente cambia nella parte dove dice dacci oggi il nostro pane quotidiano, loro hanno giù dacci oggi il nostro pane ogni tanto, qualche volta quando c'è. No, questa è una cosa vera, scusate, mi appoggio perché c'era il nostro Fabione che se la ride. A proposito di Bergoglio e a proposito di Chiesa, guardate, cercasi X Factor della fede sulla TV dei Vescovi, si canta, ragazzi. Allora noi ci proponiamo e vogliamo fare il provino, facciamo il provino, attenzione ragazzi, facciamo alleluia. No, alleluia. Diciamo alleluia, vai, com'era con le. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene. Sono meravigliosi. E Letta se la ride, guardate. Stavolta ti telefona veramente il Papa. Video, stavolta veramente grande, tutto per Bergoglio questo qua. Vabbè, siamo quasi a 10 minuti. È irragionevole credere che discendiamo tutti da una stessa coppia di progenitori. Bah.
Guardiamo, vediamo. No, io direi di no. Io direi che non discendiamo tutti, non siamo tutti uguali. Ci sono ceppi diversi, secondo me. Questo è un ceppo, questa è una ceppa. È ceppone. E questa è la questa. Ragazzi, il delirio, hai qualcosa da dire tu con quella faccia da minchia, vai! Veloce! Ultima edicola della settimana, Renzi rivoluziona, cambia l'Italia, infatti Monti lascia Napolitano, dirà la verità se testimonierà e Otello men farà rap. Ed oggi esce il video, c'è lo sciopero dei mezzi e questo te lo scrivo, le banche fanno festa, Obama è saltaletta, one, none, none, è l'edicola. One, none, none, one, none, none, va. È l'edicola anche questa. Bravo, bravo il nostro... Il nostro Otello Man, purtroppo oggi manca Snello. Snello, ciao Snello. Antonello. Antonello. Ma chi è quello che somiglia a Venditti? Dicono. Davvero? È il nostro Cipri, discografico, nonché papà della famosa cantante Siria. Sì, diciamo. Buongiorno. E papà anche di tuo figlio, Giorgio. Certo. Che discografico di Siria. A proposito di discografia, dobbiamo fare in bocca al lupo al nostro Vincenzo Capua. Non so se vi ricordate che cantava. Ci sei tu! Presa sbagliata tonalità. Vincenzo Capo in questo momento si trova a Sanremo per le selezioni di Area Sanremo. Quindi facciamo in bocca al lupo. Pensate, se lo dovessero prendere, l'edicola Fiore avrebbe un esponente al Festival di Sanremo. Quindi mettetevi una mano sul cuore. Vincenzo Capo in bocca al lupo. Abbiamo la vignetta di Dizio in chiusura. Napolitano. Questa. Testimonierà a Palermo, io ho paura a leggere, che le leggo al volo, capito? Non l'ho mica vista prima. Testimonierà a Palermo per la trattativa Stato Mafia, dal Quirinale al Tribunale, è un attimo. No, è carino. Ah, ok. Io ero già pronto. Riso. Vabbè, signori, buon weekend a tutti, ciao, ci vediamo lunedì. Diciamo una cosa seria, un appello alla Regione Lazio. Perché c'è una cosa molto importante, SOS del Fate Bene Fratelli, rischio chiusura, adesso io non so i danni chi li fa, perché qui sotto ci sarà qualche danno fatto da qualcuno, indagate, vedete, non può chiudere il Fate Bene Fratelli, 500 anni di ospedale, qui c'è gente, chi è nato a Fate Bene Fratelli qua, eccolo qua, uno è nato, vedete come sono venuti su bene, vale, eccolo qua, quindi non lo so, facciamo un appello alla Regione Lazio, vedete... Com'è la situazione? Per noi cittadini. Insomma. Per i cittadini di Roma. Chiudiamo con questa nota un po' triste, però insomma, Fate Bene Fratelli che chiude, è una notizia che va sicuramente messa all'attenzione di chi di dovere, e cioè credo la Regione Lazio. Allora datevi da fa, signori, ci si vede lunedì. Grazie, ciao a tutti, arrivederci. Vai. Oh, 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 oh